Buonasera a tutti, oggi siamo qui al Torresina, al Parco della Torresina. Buonasera a tutti gli amici, ciao, ciao Fabrizio e benvenuti nel Parco Giochi Zietta Liu a Torresina. Oggi c'è la festa della Amatriciana, e sì, è stata straordinaria, fino adesso è stato qui anche Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, perché ci saranno appunto delle azioni di beneficenza nei confronti di Amatrice e di tutti i terremotati, quindi è straordinario questo lavoro. Ma noi siamo qui oggi insieme appunto al consigliere del comitato di quartiere Torresina per farvi vedere una cosa che già era all'inizio del video, è questo straordinario campo di calcetto che è chiuso per motivi di sicurezza. Ecco, vogliamo farvi vedere proprio il cartello che indica il motivo del pericolo di questa chiusura. Ecco, attenzione, pericolo vietato entrare per motivi di sicurezza, si declina ogni responsabilità. Ecco, il motivo qual è? Ce lo puoi spiegare? Il motivo, potete vederlo, è un cordolo di cemento armato che attraversa tutto il perimetro del campetto e che mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei bambini quando giocano a pallone. Eccolo qua. In pratica, ecco, ci sono poi, il campetto è delimitato da dei pali a T invece che tubolari, che a livello di sicurezza non vanno bene, e poi come potete vedere anche i canestri, il palo del canestro manca di protezione in gomma, insomma manca tutto quello che riguarda la sicurezza. Noi lo facemmo presente già al momento della realizzazione del campetto, però fummo invitati a lasciar lavorare i tecnici. Però quanto tempo è passato, di quando è questo campetto? Questo campetto è stato realizzato nel 2012 e nel 2014, nel momento in cui noi siamo diventati affidatari del parco, l'assicurazione ci ha detto che il campo, se non facevamo vedere insomma il fatto che se non venivano fatti questi lavori, non si vedevano le carte che questo campo era a norma, non rilasciavano l'assicurazione. Esatto. E quindi comunque, praticamente ci siamo trovati costretti a chiuderlo in attesa di queste carte che non sono mai arrivate. Ecco, questo è il municipio 14, una zona anche molto bella dove ci sono tanti bambini e ragazzi, e non è accettabile che un campo di questo genere possa rimanere in queste condizioni. Ce ne occuperemo e scriveremo anche insieme al nostro consigliere comunale Figlio Meni e a Mauro Gallucci, il nostro responsabile del municipio 14, come Fratelli d'Italia ci occuperemo di questa questione, proprio perché vogliamo attivamente risolverla per la rinascita anche di questo quartiere, che ha uno straordinario parco ma aspetta anche a noi dare un contributo per aprire questo campo di calcetto. E noi